Chiara causa neve, Arezzo. Lì c'è? Il problema è che non c'è la patente. Gimpone ce l'ha, ma l'ha presa. L'ha fatta la vista. Sì, la visita psichiatrica. L'hanno fatto una linea. Vorrei ringraziare tutti, a partire dai consiglieri, Davide, Andrea, la Sara, Simon, Luca che resta fuori e Filippo che è assente, a chi ci ha ospitato, la Bea e Mirko, poi a tutti coloro che hanno contribuito in qualche misura, tipo Fabrizio che ha aiutato nelle teste a far sì che si facciano le teste, Calzoni a rompire, Calzoni a già aiutato. Adesso un po' io elenca tutti, però ognuno ha dato qualcosa. Alzato le tabelline. Quindi vorrei fare un applauso a tutti quanti. A Gilberto che ci ha fornito i dolci, che ci ha preso i contatti col campo, che sembra ci sono tagliato la strada anche a un certo punto. E la testa. E quindi un applauso prima di tutto a tutti. Complimenti. Volevo fare solo una piccola parentesi, oggi ho letto sul Corriere dell'Umbria una notizia che così casualmente che anche il sindaco di Tuoro tutto a posto anche il sindaco di Tuoro quest'anno, dopo che abbiamo avuto anche l'ultimo incontro grazie anche alla Gabriella con il presidente della provincia, appoggerà gli sport bellici al lago Trasimeno, rilancerà, non so in che misura, vedremo, però Guastichi, che è il presidente della provincia, ci ha promesso che lui investe molto sul kite maniac e soprattutto sul kitesurf, quindi kite maniac perché lui come riferimento c'ha lui, sia Polvese che Tuoro, quindi vedremo quel che verrà fuori, speriamo prima di tutto sul vento. Sul caldo, l'ago adesso è a condizioni ottimali. Faremo snorkeling. Io sono uscito 20 giorni fa. Sono uscito 20 giorni fa. Per toccare dove toccavo prima, ho delle zeppe particolari sulle gambe perché non arrivo da nessuna parte, se tocca per... però l'acqua è uno spettacolo. Quindi ci sono tutti i presupposti per una buona stagione. Speriamo che sia così. Basta, adesso chiudo il discorso, era solo una piccola parentesi. Bravo presidente! Grazie a tutti! Buon Natale! Buon Natale, auguri di nuovo! Il banchetto sei in casa vostra. No, io.